Norberto Foletti, siamo nella consueta festosissima atmosfera dello scivolo con gli Optimist che stanno uscendo. Siamo a Livorno, prima tappa di questa quinta edizione del trofeo Optimist Italia Kinder più Sport. Le tue sensazioni? Beh, comunque la sensazione è che anche questa edizione sarà sicuramente un grande successo. Cioè qua abbiamo raggiunto le 400 e più barche, pertanto veramente un bel successo. Per dire la verità, alla vigilia si diceva anche nelle comunicazioni eccetera, si aspettano circa 300 barche, ne sono arrivate più di 400. Ma qual è il segreto di questo movimento Optimist che non accenna a diminuire, anzi aumenta sempre? Beh, il segreto è che stiamo esplodendo. Il motivo non lo so dire neanch'io. Non mi rendo conto a volte il perché ci sia questa esplosione. Io penso che mi fa piacere. Ci mancherebbe che non ti facesse piacere. Io penso che tanti motivi si vedono nelle facce di questi ragazzi e ragazze, anche dei genitori, degli stessi allenatori, tutto il movimento che c'è intorno. Però spezziamo un po' una lancia anche in favore di questo sponsor, Kinder più Sport. Kinder che da anni ormai segue la classe e segue anche proprio la vela giovanile più in generale. Sicuramente noi ci teniamo molto allo sponsor Kinder che ci segue, insomma, grazie Kinder più Sport. Noi diciamo sempre, e penso che sia sempre più vero, che dal mondo Optimist, dall'attività Optimist, da questa classe nascono i campioni del futuro, nascono quelli che saranno i velisti delle squadre nazionali, delle squadre olimpiche. Siamo reduci, come sappiamo, abbiamo il campione del mondo Marco Gradoni 2017. Questa cosa è ancora vera? Quanto può diventare ancora più vera? Come la controlliamo questa filiera di crescita? Sicuramente questo è l'inizio della vela in assoluto, cioè non ci saranno campioni se non sono passati dall'Optimist, questo ormai è assodato. Ultima conferma è stata di Tita, poi Spagnoli che ha qualificato il Nacra. Cioè, se non si fa ottimi non si diventa campioni, poco ma sicuro.